Campagna Nastro Rosa AIRC, adesioni entro il 2 settembre. Consumers Forum, rinnovate le cariche, Furio Truzzi eletto presidente. Caldo, le iniziative in corso. Viaggi, OMS aggiorna moduli della guida International Travel and Health. Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova edizione del TG di Federpharma Channel. Partiamo con la prima notizia. Il termine per aderire alla campagna Nastro Rosa 2024 dell'AIRC è stato prorogato al 2 settembre. L'iniziativa prevista per ottobre fa parte del protocollo di collaborazione Insieme per la Prevenzione siglato tra la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro e Federpharm. Durante ottobre le farmacie esporranno locandine, materiale informativo e ospiteranno un box salvadanaio. I cittadini saranno invitati a fare una donazione minima di 2 euro per ogni spilletta a forma di nastro rosa, simbolo della campagna. La partecipazione è volontaria e gratuita e le farmacie possono registrarsi online sul sito dedicato. Si è tenuta presso la sede di Federpharma l'assemblea elettiva di Consumers Forum, l'associazione che riunisce 13 associazioni dei consumatori riconosciute dal Ministero delle Imprese del Made in Italy. Furio Truzzi, già presidente di Assoutenti, è stato eletto presidente. Patrizia Modesti, di Team, è stata eletta vicepresidente. Roberto Tascini, ex presidente di ADOC, sarà invece segretario generale dal 1 gennaio 2025. L'assemblea ha anche rinnovato il consiglio direttivo. Il vicepresidente uscente Paolo Betto, anche vice direttore di Federpharma, ha augurato buon lavoro ai nuovi eletti e ringraziato il presidente uscente Sergio Veroli per l'impegno di questi anni. Betto ha anche confermato la sua presenza nel consiglio direttivo. Dalla campagna Proteggiamoci dal caldo, promossa dal Ministero della Salute, al Vademecum su come conservare i farmaci in estate dell'Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA, fino alle iniziative delle farmacie associate a Federpharma in diverse province. Sono vari i progetti arrivati con l'arrivo dell'emergenza legata alle ondate di calore. Tutte le iniziative sono disponibili nel numero odierno di Filo Diretto. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha aggiornato 3 moduli della guida International Travel and Health che dà suggerimenti ai viaggiatori e ai professionisti sanitari che forniscono raccomandazioni a chi si appresta ad andare in vacanza e a chi è già in viaggio. Secondo l'OMS, i rischi per la salute variano in base alle caratteristiche dell'individuo, al tipo di viaggio e alle destinazioni. La guida raccomanda di consultare uno specialista prima di partire, soprattutto per chi ha condizioni preesistenti o per particolari popolazioni come anziani, bambini e donne in gravidanza. E questa era l'ultima notizia di oggi, grazie per essere stati con noi. Il TG di Federpharma Channel si ferma per la pausa estiva, ci rivediamo a settembre.